corre, corre, Loki va e con agilità lui sulla sedia si siederà. Mi piace il video, mi piace com'è. Bene ragazzi, qui Loki e benvenuti in questo, diciamo, vlog dove volevo farvi vedere che acquistavo il mantello della Optifine. Sì, ok, ma a me che me frega. Mi sembra costi 10 euro. Cazzo, sei ricco ragazzo. E solo quelli che usano la Optifine, che è una mod che serve per far andare un pochino più fluido il gioco, possono vederla. E perché l'ho fatto? Perché, se tra l'altro c'è ancora sto mantello che dovrebbe dietro, l'ho fatto perché... Che cos'è Batman senza il mantello? E la sua caratteristica sono le sue ali di pipistrello. E quindi ho detto, dobbiamo assolutamente prendere un mantello. Per farlo, non so bene come si fa, perché mi ha dato qualche problema a fare il login. Quindi adesso potrei fare, allora, vabbè, salmi e mail, la mia password, vediamo. Ecco, mi dice username invalido o password. Ah, ok, devo prima donare. Ovviamente, prima vogliono i soldi e poi dopo. Quindi attiviamo il mantello per l'username di Minecraft, Loki. Io su Minecraft mi chiamo Loki con la I, quindi potete cercare la mia skin sui vari siti con la I, non con l'uno. E il design, vi faccio vedere una cosa stratosferica. Posso scegliere il banner. E il banner ho creato questo qua. In realtà l'ho trovato su internet che era giallo col logo nero. Invece questo è un mantello nero col logo giallo. Quindi ragazzi, chiedo a voi, mettete hashtag pipistrello giallo oppure giallo se volete il pipistrello giallo con lo sfondo nero, oppure hashtag pipistrello nero o nero se volete il pipistrello nero con lo sfondo giallo. Quindi ragazzi, noi andremo a copiare questo link adesso e lo andiamo a mettere qua, quindi dovrebbe aggiornarlo, eccolo qua. Quindi teoricamente adesso dovremmo avere il mantello così. Aspetta, dobbiamo pagare prima, ovviamente vogliamo prendere i soldi sti qua. Allora, proviamo. PayPal, email address. Ok, va bene. Continue. Vediamo. Indirizzo spedizione. Ma come? Va bene. Nome, Loki. Accetto. 10 dollari costa, ok. Acquista. Vediamo. Oddio, sono emozionatissimo. Il mio mantello, finalmente. Mi sentivo nudo senza quello. Veramente, è come un pipistrello senza ali. Cos'è? Un topo. Paga adesso. Vai. Attenzione, ragazzi. 10 dollari per fare questo video. Ragazzi, mi è arrivata un'email. Optifine Cape Activated per l'user Loki. Dovete aprirlo, ovviamente, con la mod di Optifine. Quindi basta che lo scaricate, cliccate e vi installa Optifine istantaneamente. Comunque, quando scaricate l'Optifine da questo sito qua, cioè Optifine Download, dopo vi si apre una finestra così, fate install e me l'ha installato. Adesso abbiamo Optifine qua. Ok, play, vediamo. Eccoci raga, finalmente. La buona notizia è che è arrivato il mantello di Batman. Non ci posso credere. Eccoci ragazzi, oddio, non ci posso credere. Adesso mi giro, ve lo faccio vedere. E con il calare delle tenebre compare il vero Batman. Eh già, guardate un po' qua. Oh, mamma mia, non ce la faccio, vedete. Oh, mamma mia. Il mantello di Batman nero così sul mio nero è una figata pazzesca. Guardate che bello non è, col logo davanti e il logo dietro. Fantastico. Oddio, veramente mi sento... È come se fosse giorno per me quando arriva la notte, veramente. Allora adesso potremmo anche creare insieme il banner, perché si può fare anche un banner di questa cosa qua, guardate, eh. Allora, prima di tutto vi devo dire, ho installato delle shaders. Oddio, c'è uno scheletro. Ho installato delle shaders, però sono shaders veramente leggerissime, dove si vede solamente l'acqua che si muove un pochino e le foglie che si muovono, vedete, queste qua, anche quelle. Si muove un po' tutto, anche i fiorellini con lì. E un attimo, andiamo a ammazzare lo scheletro e vi faccio vedere una cosa. Allora, ho fatto dei cambiamenti, ho fatto quello che mi avete detto voi nei consigli della vanilla con gli hashtag. Hanno funzionato tantissimo perché io li leggo tutti i commenti. E come potete vedere là, ho ascoltato il commento di uno di voi che mi ha detto scava nella roccia un qualcosa a forma di pipistrello. Adesso non so se mettere quelle cascatine lì oppure togliermele, dite voi. E poi ho ascoltato anche un altro vostro consiglio che avete detto tutti, cioè di farlo sotterraneo. E quello è tutto il passaggio sotterraneo, veramente quando si va giù lì è una cosa pazzesca, veramente è bellissimo. Comunque volevo farvi vedere anche questo ingresso qua che ho fatto. Schiacci il bottone, si apre e qui c'è il mio logo, no? Schiacci il mio logo e si apre. Troppo bello, eh? Poi, altri aggiornamenti. Ho fatto tutte le rotaie fino ad andare là sopra e c'è un'altra persona che mi ha scritto che poi dopo tutti questi commenti, oh mio Dio, tutti questi commenti li metterò in sovraimpressione nella prossima puntata, nella vera vanilla. E mi hanno scritto di fare tipo là una libreria
dove praticamente la libreria si apre e insomma vai fino alla Batcaverna. Io ho in mente di fare, sì, si apre la libreria, cadi sotto e sotto poi c'è un'altra ferrovia che ti porta alla Batcaverna. Penso di farla verso di là, la libreria, cadi giù di lì e poi dopo vai là. Veramente bello. Come nel Batman originale che si apriva la libreria, cadevi nella Batcaverna. Veramente bello. Creeper, ma da quando spawnano? Lo uccidi col mantello, si chiama Loki. Attento al suo pise. Ragazzi, se volete mettere i banner del nostro canale, potete farlo. Adesso vi insegno come farlo, è veramente velocissimo. Allora, uno è questo e l'altro è questo qua. Ditemi quale preferite, perché non lo so, sono bellissimi tutti e due. Però il mantello nero, che figata, veramente, è troppo una figata. Allora, per la nera dovreste tosare le pecore. Poi tra l'altro c'era un ragazzo che mi aveva detto che c'era uno zombie che bruciava qua. Oddio, mi ha incendiato anche a me! No! No! C'è un ragazzo che mi ha detto di fare una stanza con tutte le armi più forti, no? Tutte le armature, eccetera, eccetera. E la farò nei prossimi episodi. Mi è venuta una bella idea. Comunque, per l'inchiostro nero dovreste ammazzare questi maledetti qua, che vi danno l'inchiostro. Di solito me ne danno due ogni volta. E per i fiorellini gialli, guarda, sembra fatto apposta sta vanilla. Ci sono solamente squid e fiorellini gialli, ovunque. Ok, raga, allora, bisogna fare così. Prima di tutto, ci serve uno stick. Quindi prendiamo lo stick e mettiamo tutta la lana nera, se vogliamo fare il mantello nero, qua. Poi, vi ricordo che non sono mantelli, sono quei cosi lì. Solo che quelle trame lì si possono usare anche per il mantello, ok? Vedete questa schermata qua, no? Poi vi darò il link sarà del mantello giallo, non so come creare un link sinceramente del mantello nero. E quindi lo faremo, dovremo sostanzialmente guardare, vedete quei pattern lì della crafting table, dobbiamo rifarli. Però ovviamente dato che abbiamo il coso nero, il banner nero, dovremo farlo tutto all'incontrario. Quindi qua ci va il giallo, poi va sopra ancora con il giallo, prendiamo, poi sotto. Sotto col nero. Oddio, ma perché suona così male? E poi dopo ancora con il giallo, così. Poi dopo ancora con il nero. E questi qui sono gli ultimi due col nero. Uno qua, uno qua e uno qua. E poi ancora qui. Prendiamo il nero. Op, op, op. Ecco fatto. Abbiamo creato il banner da piazzare dove vogliamo. Quindi ricapitolando ragazzi, vi ho fatto vedere le nuove shaders, tra l'altro qua si vedono delle foglie che... Vi ho fatto vedere come creare il banner del nostro canale, poi per chi volesse ho fatto vedere anche come si fa ad acquistare un mantello. Poi vi ho fatto vedere qualcosina di quello che ci sarà nella vanilla, leggo tutti i commenti, infatti tutti quei commenti delle idee che mi avete proposto li ho letti tutti, magari ce n'è ancora qualcuno, me li ho salvati tutti nel blocco note. E niente, abbiamo finalmente un mantello, quindi questo qua possiamo... Darlo a fanculo. Abbiamo finalmente il nostro mantello rigido. Mamma che bello che è. Quindi niente ragazzi, ditemi se il mantello vi piace di più giallo con il logo nero, quindi hashtag logo nero o pipistrello nero, oppure se vi piace di più nero col pipistrello giallo e quindi hashtag giallo o hashtag pipistrello giallo. Ah, comunque ha vinto alla stragrande armatura e sott'acqua. Per i miei iscritti sapete già di cosa sto parlando. Oh, 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 aiuto, aiuto, aiuto. No, acqua, no, non le pecore, che brucio tutto, ok. Madonna, sto rischiando di fare un genocidio. Sto rischiando di bruciarle tutte. Guarda, è tutta lana, prende fuoco così, è un tappeto gigante sto coso. Spero che questa puntata, diciamo, istruttiva vi sia piaciuta e vi abbia anche intrattenuto. Dallo che è tutto, ci vediamo prossimamente con un episodio della vanilla. Non vedo l'ora di fare la Batcaverna, di farvi vedere. Mamma mia, voglio farvi vedere com'è sott'acqua, perché è una cosa... Io starei sott'acqua ore e ore, veramente, a guardare gli squid che... squidano, non lo so. Bella, raga. È l'uomo pipistrello. Si chiama Loki.